insieme al tumore al seno, alla prostata e al colon retto, il cancro al polmone è uno dei quattro tumori big killer del nostro paese. Novembre è il mese mondiale della sensibilizzazione sul cancro al polmone e a questo proposito facciamo il punto su questa malattia, in particolare sulla terapia del tumore al polmone, con il professor Giorgio Vittorio Scagliotti, un grande esperto a livello internazionale in questo ambito. Professore, ci può fare una breve classificazione del tumore al polmone e darci qualche dato epidemiologico su questa malattia? Il carcinoma del polmone è responsabile di circa 32-33.000 nuovi casi di neoplasia nell'ambito del territorio italiano ogni anno. La maggior parte dei tumori del polmone sono tumori maligni, nel 95% dei casi sono tumori maligni, e di questo 95% dei casi l'85% sono rappresentati dai tumori polmonari non a piccole cellule e il 15% dai tumori polmonari a piccole cellule. Nell'ambito dei tumori polmonari non a piccole cellule, l'istotipo più frequente è rappresentato dall'adenocarcinoma, che rappresenta circa la metà dei casi di tumore polmonare non a piccole cellule. Dal punto di vista della stadiazione della malattia, secondo criteri clinici, circa il 20-25% dei tumori polmonari è diagnosticato in uno stadio precoce, suscettibile di un trattamento chirurgico o di un trattamento combinato chirurgico più radioterapia o chemioterapia più chirurgia. Circa la metà dei casi, o qualcosa di più della metà dei casi, sfortunatamente è diagnosticato in stadio di malattia metastatica, altrimenti detto stadio quarto di malattia. Come vengono curati questi pazienti, professore? Fino a 10 anni fa, per un paziente con malattia metastatica, l'unica alternativa terapeutica, l'unica possibilità terapeutica era rappresentata dalla terapia citotossica somministrata per via sistemica. A partire dal 2004, specificatamente per il tumore del polmone, mentre lo era già per altri tipi di tumori, di altri tipi di tumori non polmonari, si è avuto progressivamente l'accesso alle cosiddette terapie molecolari, terapie che funzionano quando esistono delle alterazioni genetiche specifiche nel contesto del tumore, diagnosticabili mediante appositi e specifici test molecolari. Il primo di questi farmaci e la prima alterazione molecolare rappresentata da un'alterazione molecolare a carico del gene EGFR si è dimostrata essere particolarmente sensibile, nel caso della presenza della mutazione, all'azione di alcuni farmaci efficaci contro l'attività tirosinchinasica di questi recettori. Il primo di questi farmaci è stato gefitinib, seguito successivamente da altri farmaci della stessa classe. Quali sono questi farmaci, professore? Il secondo farmaco è rappresentato dall'erlotinib e più recentemente da altri farmaci che hanno un meccanismo d'azione sempre sulla stessa alterazione molecolare con un legame irreversibile col recettore, e il primo di questi farmaci è rappresentato dall'afatinib, i cui risultati sono stati recentemente presentati. Oltre alle GFR, quali bersagli terapeutici sono stati identificati? In tempi successivi all'identificazione delle mutazioni a carico delle GFR, si è scoperto che un'esigua minoranza di pazienti portatori di adenocarcinoma, il 3-4% dei casi, presentavano alterazioni molecolari a carico del gene ALK, che presenta una alterazione genica definita traslocazione, che è suscettibile o che si è dimostrata suscettibile all'azione inibitrice di un farmaco specifico, il cui nome è crizotinib. Questi sono due farmaci, gefitinib già nella pratica clinica, crizotinib che si affaccia prossimamente alla pratica clinica, che in qualche modo sono stati e rappresentano attualmente un cambiamento nell'approccio terapeutico, in quanto una terapia orale sostituisce una terapia sistemica nel trattamento di elezione dei pazienti con tumore polmonare a piccole cellule che ovviamente devono avere queste mutazioni. È pur vero che la sistematica ricerca e la sistematica determinazione molecolare di altre alterazioni geniche che col tempo e negli ultimi anni sono state, per così dire, catalogate attraverso indagini di screening, porteranno nel futuro probabilmente ad aumentare gli accessi a terapie molecolari specifiche contro
nuove alterazioni molecolari. Professore, ci può fare alcuni esempi di queste nuove alterazioni genetiche ed eventualmente di nuove molecole in studio contro questi bersagli molecolari? Bene, esistono delle alterazioni nell'1% dei casi di tumore polmonare non a piccole cellule che presentano una mutazione del gene R2 che ha una certa importanza nel tumore della mammella, e una possibilità da valutare attraverso studi clinici è quello di utilizzare un farmaco come trastuzumab nel tumore polmonare non a piccole cellule. Esistono in maniera analoga, di nuovo nell'1,5% dei casi degli adenocarcinomi, quindi estreme rarità, delle mutazioni del gene BRAF che ha rilevanza nel mesotelioma, e di nuovo esistono dei piccoli studi in corso che tendono a valutare l'utilità di alcuni farmaci specifici in grado di inibire l'azione delle mutazioni a carico del gene BRAF di nuovo negli adenocarcinomi. Nel corso del 2012 è stata per esempio identificata una traslocazione del gene RET, di nuovo nello 0,8-1% dei casi, che è suscettibile, almeno nelle linee cellulari, all'azione inibente di farmaci come gefitinib, vandetinib, sunitinib e sorafenib. Professore, per finire, oggi quali sono le aspettative per un paziente a cui viene diagnosticato un tumore al polmone? Beh, nel caso specifico dell'alterazione molecolare più frequente, l'alterazione a carico del gene EGFR, che ribadisco è presente in circa il 10% dei soggetti portatori di adenocarcinoma, l'utilizzo di terapie molecolari specifiche ha permesso di raddoppiare il tempo di sopravvivenza di questi pazienti, che con la sola chemioterapia citotossica era dell'ordine di 11-12 mesi e attualmente con l'impiego delle terapie molecolari è raddoppiato, accostandosi a delle sopravvivenze medie che sono nell'ordine di 2 anni. Ma l'informazione più importante è legata al fatto che nel corso degli ultimi anni si sono accumulate informazioni di come utilizzare al meglio questi farmaci anche al momento della progressione. Per cui è possibile che il farmaco debba essere sospeso al momento della progressione, ma è possibile che queste mutazioni, queste alterazioni molecolari tornino successivamente. E da qui deriva il messaggio da trasmettere in modo sistematico sulla necessità di ripetere nel corso del tempo le biopsie dopo trattamento, dopo uno specifico trattamento, in pazienti che originariamente presentavano alcuni tipi di alterazioni molecolari.